Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, allora, ve lo dico sinceramente. Oggi stiamo andando a vedere una cosa che forse, non lo so quanto vi piace il calcio. Scrivetemi nei commenti in percentuale da 0 a 100%. Quanto vi piace il calcio? Dovete essere onesti. Se è 100% forse lo conoscete. Se è meno, forse no. Signori, vi presento il film cartone animato della Nike, in cui praticamente ci sono tutti i giocatori famosi della nostra, diciamo, epoca. Ovviamente tipo Mbappé, così, quelli là non ci sono. Però per esempio c'è Neymar e tutto il resto. È uscito, ragazzi, 7 anni fa. Vi dico che secondo me qualcuno di voi l'ha visto, perché ha 170 milioni di views. È uscito appunto 7 anni fa, quindi qualcuno di voi ancora era veramente molto piccolo e magari se l'è perso. Io mi ricordo che lo vidi la prima volta ed è stato qualcosa di incredibile. Anche perché, raga, 7 anni fa delle animazioni, delle cose così fighe non c'erano. E adesso ce l'andremo a guardare. Guardate che è veramente figo, eh. Fatemi sapere nei commenti però se l'avete visto. Sono sicuro che molti di voi non l'avranno visto, quindi andiamola a guardare. Vai, ok. Allora, qua ci abbiamo Ronaldo che... ah no, questo è Neymar, ok. Che praticamente, siccome lui è bravissimo a muoversi così, no, che fa? Metti i laser in tutto il campo. Madonna, ragazzi, io mi ricordo che quando uscì, io avevo 15 anni, appena quasi compiuti, perché li faccio a novembre. Quando uscì sto video ho detto: non ci posso credere, cos'è sta roba allucinante, no? Perché comunque, raga, per il 2015 queste animazioni sono allucinanti. E c'era anche Rooney nel video. In poche parole, raga, è un film della Nike, quindi ovviamente tipo Messi non c'è, perché Messi, come sapete tutti, è sponsor Adidas ufficiale. Ci sono solo i giocatori che indossano Nike. Esempio, abbiamo qua Ronaldo, infatti. Che è un giocatore che prende il cartellino giallo. E mi sa che Ronaldo qua deve tirare una bella punizione. Ah, proprio si mette da fuori lo stadio per segnare. Bendato. Ok, qua ci fa capire quanto è bravo a tirare le punizioni, no? L'arbitro giustamente fa: no, guarda, io fischio, tranquillo. Cioè, va, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Vai, vai. Tira. Missile allucinante. Sente lo stadio che fa bordello, perché dice: vabbè, ovviamente ho fatto gol. Qua ci abbiamo Iniesta, raga. Vediamo se qualcuno di voi se lo ricorda in che squadra giocava. Grandissimo Iniesta, raga. Che bestia di giocatore. Ok, qui sempre c'è sempre punizione di Ronaldo. Vado. Oh, boh, vabbè. Non si sa che effetto ha fatto. Ok. Attenzione. The last game, l'ultima partita. Vediamo, mi sa molto di Blue Lock questa cosa. Attenzione, siamo a Rio de Janeiro, Brasile. Eccolo qua. Guarda, sono i bambini brasiliani fortissimi che giocano in mezzo ai tram. Qua ci abbiamo Frank Ribery, Ronaldo di testa. Mamma mia, ragazzi, che bellezza questa cosa. Oh, però Brasile vogliamo Neymar. Chi è questo? Ibrahimovic? Quando giocava ancora al PSG. Ma? Sì, secondo me, raga, Blue Lock l'hanno fatto da... cioè, non so se conoscete Blue Lock, ma secondo me l'hanno... hanno preso spunto da questa cosa qua. Questo è tipo il cattivo, no? Che dice le percentuali di fallimento. Eccoli, questi sono i giocatori migliori di quell'epoca, praticamente, erano, no? Madonna, raga. Neymar, Ibrahimovic, Iniesta. Chi è poi qua? Timo Howard, Frank Ribery, David Luiz. Madonna, raga, il difensore. Ah, questi praticamente sono i loro cloni. Questo è tipo Ibrahimovic così, ma hanno i capelli tipo a caschetto, no? Cioè tipo a coppa. A scodella, ecco, non mi veniva. Crede. Quindi praticamente lui è, diciamo, il cattivo che ha fatto gli 11 cloni che si sfideranno contro i veri giocatori. Neymar, però. Greve! No! Quindi i cloni sono più forti? Ah,
ok, addirittura praticamente venivano sostituiti perché le squadre appunto compravano i cloni dei giocatori più forti. Quindi i giocatori non giocavano più praticamente, c'erano solo i cloni. Brutta storia. No. E infatti nessuno più che si guarda le partite. Qua c'è Ronaldo il fenomeno. Greve, raga. Madonna, solo gli sponsor che c'è scritto qua. Rischia nulla, ovviamente, perché sono dei cloni, quindi probabilmente non si fanno manco male, non si infortunano. E per le squadre, ovviamente. Beh, raga, se ci pensate, da un lato, sapete, con l'intelligenza artificiale, magari tra 10-20 anni il calcio come lo conosciamo potrebbe smettere di esistere, ragazzi. Mettete caso che creeranno tipo dei cloni umani che non si infortunano mai e che le squadre potranno comprare. Qua ci abbiamo Ronaldo, che vedi chi è? Neymar che si allena? Ah, ok, qualcuno che si guarda. Greve, anche nel basket LeBron James viene sostituito da un clone. E questo tizio è il problema. Assurdo, raga. Giustamente Ronaldo che dice: guarda che nel calcio ci vuole il cuore, non è che per forza le macchine devono funzionare, no? Sto maledetto, aia. No, non ho capito, raga. Zlatan che si mette a vendere gli hot dog fuori dal campetto. What? No, cioè che si mette a vendere il suo libro, raga, fuori dal campo. Aia. Aia. Da Sportugal. Ok, Ronaldo ovviamente che finisce a fare il modello per... Oh. No. No. Chi è qua? Iniesta che lavora in un mulino. Ma? Che Iniesta sta lavorando in un mulino, tipo diventa un contadino. Ok. Ah, Neymar che taglia i capelli ai suoi cloni. Anche David Luiz, ok, beh, perché sono brasiliani entrambi. Chi è qua? Wayne Rooney che si mette in Inghilterra, a Londra, con i pesci. E viene catturato. Greve. Ok, quindi vengono riuniti tutti. Greve, guarda Ronaldo. Ronaldo dice: dovete salvare il calcio in qualche modo. Guarda, ci sono tutti i trofei. I cloni lo stanno distruggendo, è vero. Vabbè, Neymar che si fa sempre i selfie. Esatto. Rooney dice che vorrebbero sconfiggere i cloni, ma sono impossibili da battere. Zlatan agrees. Nobody thinks they can be beaten, but you can do it. Greve. Dice che possono farcela. Tutti insieme nel tempio del calcio, no? Madonna, raga. A me un po' fa paura, perché il mondo, diciamo, il modo in cui sta andando il mondo, raga, non lo so, mi dà dei brutti presentimenti, Greve, guarda le magliette tutte pulite lì. Guarda le scarpe, bellissime. Quindi sono 8. Greve, gli originali sono tornati e si sfideranno contro i cloni. Aia. Tutti che chiudono, raga. Tutto pieno il campo, tutto pieno per vedere l'ultima partita. Perché ovviamente se vengono battuti dei cloni, hanno finito. Quindi qui dimostreranno. Vediamo. Neve. Neymar. Velocissimo. Madonna. Qua ci abbiamo Ronaldo. Ok. Tosta, eh. Mamma mia. Si preparano ad entrare in campo con i loro stessi cloni. Ma perché gli hanno fatto questi capelli? Non lo so. Ok. Madonna, ma poi è bruttissimo. Cioè, questo Neymar è molto più... Comunque sono uguali i giocatori. Questa roba è assurda, eh. Guarda lui, maledetto.
second chance. Madonna, pure dallo spazio li stanno guardando. Ok, ma gli hanno passato palla. Greve. Madò, raga. Guarda Zlatan che rovesciata della il portiere è una macchina. Il portiere è come quelli lì che tipo, che ci sono nelle sale giochi, no? Che tipo si piegano ovunque. I giocatori li puoi dribblare, ma giustamente il portiere prevede tutti i tiri. Greve. Grande però, che la para. Aia, David Luiz. No! 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 E invece no, perché lui la salva. Eila! Madonna, raga, David Luiz è veramente forte. Era, ovviamente. Ciao, ciao, dice. Guarda Iniesta. Che potenza smisurata quest'uomo, ragazzi. Guarda quello che dice. Oh, ma com'è possibile? State battendo le mie macchine. Ma? Cos'è che fa? No, ma non è giusto. Oh, scusami, ma modifica il campo. Ma mica puoi modificare le regole. Almeno questo. Guarda Ribéry. Madonna! Ma quanti sono, raga? Li ha moltiplicati. Aiuto. Sono un bordello, impossibile. Madonna, guarda. Madonna, quello è il doppio passo che brucia il campo. Madonna, Neymar. Ha fermato il tempo, raga, aiuto. Sì, vabbè, si fa pure il selfie nel frattempo. Greve. Aia. È il tiro di potenza di Ronaldo. No. Così è troppo facile, dice. Mamma. Madonna, raga, madonna! Non ci credo. Non ci credo. Greve, quindi anche nel basket LeBron James. Ragazzi, ce l'hanno fatta. E alla fine, questo sta a dimostrare una cosa, che gli umani vengono sempre sulle macchine. Non facciamo sconfiggerci dall'intelligenza artificiale, ragazzi, che potrebbe essere un piccolo problema, eh. Io il calcio lo voglio vedere seriamente. E poi soprattutto quest'anno voi, per chi ti fate, secondo voi, chi lo vincerà lo scudetto, la Champions? Scrivetemelo nei commenti. Ci vediamo alla prossima. Ciao.